ululato intanto che piove sul campo dagli spalti. Mitchell ancora il pallone che va da lei e poi dentro servizio per Kelley, che mi sembra abbia approfittato di un vantaggio fisico. Mitchell deve aver preso confidenza con la velocità di Pasa. A proposito di velocità, Dojkic scarico per Barberis, la tripla. Kelley prende e tira dopo averci pensato un secondo. Finta di blocco di Pasa, rubata da parte di Mitchell, che va a proteggersi. Di San Martino, e anche in difesa, non solo in attacco, non facciamoci distrarre Mi sembra. Conduce il contropiede, scarico per Tassinari. Shooters gonna shoot. Kelley prende, attacca tutta Bologna. Kelley che viene premiato, si va fuori nuovamente da Filippi, che prende. Kelley fa volare Mitchell, che arriva fino alla linea di fondo e poi si arresta. Milazzo alza la mano. Poi Barberis, che non è convinta nel tirare, è convinta la terza, un po' arretrata. Ancora Pasa, che prende, poi scarica per Tassinari. Poi va vicino, scarica a Pasa, 7 secondi, Pasa, perché non è che sempre Pasa coinvolta. Va via Milazzo, scarico per Tassinari. Vabbè. Molto molto aerobica, non so come spiegarvelo. Pastrello scarica per Milazzo, ha tanto spazio Milazzo. Eccolo. E alla fine punisce. Russo passa dietro, Dojkic insiste. In avvicinamento, appoggiandosi. Sempre lei in azione. Trovata Guarise, che prende, assalta il canestro. Sempre la difesa aerobica di Barberis, che lei dice aspetta che ti faccio vedere uno zompo e poi un altro e poi 44-39. Tiro non benedetto dal canestro. Pasa per Barberis, bella partenza di Barberis, sempre ovviamente attaccata alle ginocchia di Milazzo. E poi Mitchell si scarica per Tassinari, che va proprio da Pasa, la quale mi sembra, cioè, credo di aver visto, sono quasi sicuro di aver visto che è stata ostacolata dal deltaplano in maglia numero 1. E poi rimbalzo di Mitchell catturato in qualche modo, si corre 4%, Russo in qualche maniera all'interno dello scacchiere offensivo soprattutto di Serventi. Intanto Kelley, 10 secondi, Tassinari, ricezione profondissima, contro Russo, Patrice Barberis a dare ancora vita alle Vunere, Battisodo, decisamente, Russo va in palleggio, resto tiro, si prende una responsabilità non banale, si ricomincia quasi sbagliando il passaggio di apertura, isolamento americano se ce n'è uno, canestro americano se ce n'è uno. Ancora Pasa in azione, scarico per Tassinari, la tripla! Barberis innesca Tassinari, palleggio, arresto, tiro. E che problema c'è! Che molto lesta a tenerla dentro, la terza, si va subito da lei. E poi insiste anche a rimbalzo, ci prova, ci riprova ancora una volta. E ci riesce! Sceglie di non attaccare Kelley, si affida a Mitchell. La prende in consegna Tassinari, che in qualche modo la ostacola, ma Mitchell... La contraddistinta in questi primi tre quarti e mezzo. E Russo che si batte a rimbalzo dopo l'errore di Mitchell. C'è ancora anima per San Martino! E come vuoi che vada a finire? Mica finito. Barberis prende, attacca proprio Filippi. Fino in fondo Mitchell riesce a catturare questa arancia. Russo! Senza pensarci! Pastrello fa sfilare per Russo, che ritorna da Filippi! È una buona idea! Momento difficile, si va da Battisodo, non è un caso, il perno! Si parlava di leggenda, questo è un canestro straordinario! Che ha ancora voglia di difendere così il perno di Kelley. Scarico per Milazzo, la tripla importante! Ilaria Milazzo! Sfida Battisodo, va dentro, si appoggia al tabellone coraggiosamente. Pastrello con un miracolo, un autentico miracolo. E poi Filippi che fa sfilare per Milazzo da 3! Ancora! Ancora Milazzo da 3! Caricare le giocatrici per l'ultimo assalto, forse, di questo match infinito. Si muove Battisodo, preferita Dojkic. Attenzione! Cambio di possesso. In un momento di questa importanza psicologica. Altra scelta interessante di Lardo. Mitchell per Russo, che si
va per un attimo ad allontanare, salvo poi avvicinarsi, o almeno ci prova, perché Barberi se la respinge una, due volte, ancora Russo, il perno, Russo sbaglia, primo ferro, Nietzsche ci prova, chiamano il fallo, nessuno fischia e arriva il finale di questa partita.